Sempre meno bambini e sempre più poveri. È questo il primo significativo dato emerso dalla 15ª edizione dell'Atlante dell'infanzia a rischio in Italia, dal titolo 1, 2, 3 stella, i primi anni di vita, pubblicato da Save the Children. L'Italia nel 2023 ha conosciuto un nuovo record negativo per la natalità, con meno di 380.000 nuovi nati, mentre la povertà continua a colpire i minori, soprattutto i più piccoli. I primi anni di vita, secondo diversi studi, sono gli anni in cui i bambini assorbono di più gli stimoli esterni e sono anni fondamentali per gettare le fondamenta delle persone adulte, eppure le problematiche sono elevate. Purtroppo le politiche non sono molto attente a questa fascia d'età nei primi 1.000 giorni di vita e le difficoltà stanno proprio nel avere a disposizione tutto quello che serve per crescere in questo periodo nel migliore dei modi. Abbiamo visto che proprio i bambini e le bambine tra 0 e 3 anni e tra 4 e 6 anni sono quelli più colpiti dalla povertà assoluta, che vuol dire non avere beni e servizi adeguati per affrontare una vita quotidiana dignitosa. Abbiamo visto che le famiglie con bambini e bambine sono in estrema difficoltà anche per quanto riguarda banalmente l'aumento dei costi per crescere un figlio, cioè se si pensa che i pannolini, il costo dei pannolini è cresciuto dell'11%, il costo degli alimenti per la prima infanzia è cresciuto del 19% negli ultimi anni dalla pandemia in poi, c'è cioè un aumento maggiore anche dell'inflazione e questi aumenti vanno ad impattare di più sulle famiglie a basso reddito. La fotografia restituita dal 15° Atlante dell'infanzia mostra ancora troppe disuguaglianze sociali e territoriali nei servizi per la prima infanzia. In particolare, i territori dove sono più presenti i bambini sono anche quelli che scontano una maggiore carenza di servizi. Noi abbiamo analizzato approfonditamente lo stato di attuazione del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza, come se tutti i progetti che sono in corso fossero portati a termine entro il 2026. Quindi, nelle migliori delle ipotesi, abbiamo per esempio due regioni del sud, Sicilia e Campania, che non raggiungeranno neanche l'obiettivo di copertura degli asili nido del 33%. Un obiettivo che comunque ormai è vecchio perché ce n'è uno nuovo fissato al 45%. Quindi si parte da una situazione di disuguaglianze talmente marcate che neanche gli investimenti ingenti del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza possono annullare queste differenze. Le stesse differenze si riscontrano poi anche nella situazione di povertà. Noi sappiamo che nonostante la povertà sia aumentata maggiormente nel nord del paese, però si concentra ancora in misura maggiore nelle regioni meridionali. Sappiamo che questi sono territori dove i bambini scontano una grave carenza di servizi a partire dagli asili nido, ma che poi va avanti anche con il tempo pieno a scuola, le mense scolastiche. Altro tema è quello delle città bollenti e dei pochi spazi verdi che rendono difficile per i bambini muovere i primi passi nelle nostre città. La situazione si è aggravata molto negli ultimi anni per quanto riguarda le temperature estive. Abbiamo avuto la possibilità di un'elaborazione di dati dell'Istat appositamente per Save the Children e a luglio di quest'anno, per esempio, quasi tutti i bambini e le bambine tra 0 e 5 anni che vivono nei capoluoghi di regione nelle grandi città metropolitane italiane, parliamo di una percentuale che si attesta quasi al 94%, quasi 350.000 bambini sono stati esposti a temperatura al suolo di 40 gradi o peggio. Che cosa vuol dire? Questa è una particolare misurazione che si fa proprio per vedere l'impatto sui bambini delle ondate di calore, perché ovviamente camminando sui passeggini o data la loro altezza sono quelli che soffrono maggiormente le ondate di calore al suolo, la temperatura alta al suolo. Questa situazione potrebbe essere mitigata da aree verdi urbane che però sono ridotte. L'estensione di
queste aree copre appena quasi il 3% dei territori comunali, ma ci sono anche qui delle differenze territoriali molto, molto forti, mentre al nord-est abbiamo quasi il doppio dei metri quadri pro capite, perché Trento e Bolzano in particolare sono molto equipaggiati rispetto alle aree verdi urbane. Questo non succede in altri capoluoghi di provincia. Per esempio, nel Mezzogiorno arriviamo al 6,7% di giardini e piccoli parchi con aree giochi rispetto a tutto il verde urbano. Su questo aspetto sono indicative le testimonianze dei genitori raccolte da Save the Children. Abbiamo sentito mamme e papà raccontare di aree attrezzate che sono però inaccessibili per i bambini, cioè ci sono, ma i giochi sono talmente rovinati o non usufruibili che è quasi inutile la presenza di queste aree in alcune città. Sappiamo poi che le città in particolare sono diventate particolarmente ostili per i bambini e le bambine, troviamo sempre più cartelli con divieti di gioco nelle piazze, divieti di utilizzare il pallone, questo magari per i bambini più grandi. Ecco, quello che chiediamo anche attraverso le pagine del nostro Atlante è che si ripensi totalmente e vengano rivoluzionate le politiche anche urbane che riguardano i bambini e le bambine, perché poi una città maggiormente accogliente per i più piccoli è sicuramente una città più adeguata anche per i loro genitori.